Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il mio corso per principianti di buon mattino. Siamo giunti al giorno 27esimo e oggi parlerò in modo compiuto come ci si accompagna con il pianoforte quando si esegue un brano pop. Diciamo che questa lezione, oggi ho il cappello vicentino, diciamo che questa lezione è un po' il punto di arrivo di tutto quello che ci siamo detti fino adesso, perché accompagnare va bene, abbiamo uno spartito, lo seguiamo, ma sapete che io la penso in modo abbastanza diverso. Dunque, per arrivare a suonare un brano pop anche semplice, come sarà quello di oggi, e sarà che sarà, tra le altre cose, perché lo abbiamo già visto, ne abbiamo già visto la struttura, gli accordi, quindi a maggior ragione dovrebbe essere più semplice. Però per fare questo abbiamo avuto bisogno di un percorso che ci portasse a capire come nascono gli accordi, come vanno presi sulla tastiera, e oggi vedremo, a proposito di ieri abbiamo parlato di ritmo, di tempo, per meglio dire, vediamo anche come proprio tenere il tempo pianisticamente parlando. Quindi andiamo alla tastiera. Allora, vi dicevo che vi ripropongo che sarà. Naturalmente non la canto per i soliti problemi maledetti di copyright, ma le armonie sono talmente semplici e la canzone è talmente orecchiabile che penso che non abbiate bisogno di ascoltare la mia peraltro inascoltabile voce. Quindi. Allora, che sarà l'abbiamo presa in do, anche se onestamente non so che tonalità sia, ma sappiamo anche che, lo abbiamo detto, non ci interessa. Ci interessa sapere il rapporto che c'è tra un accordo e quello successivo, i gradi dell'armonizzazione della scala alla quale questi accordi appartengono. Se il primo, il quinto, il sesto, eccetera. E sappiamo che sa inizia con queste armonie, se prese in do. Do, sol. E do. Io da prima suonerò l'ottavo, voglio fare una cosa veramente, come dire, molto graduale, per cui inizierò veramente dal semplice fino ad arrivare a suonare il brano in modo pianisticamente buono, insomma accettabile. Per cui mi vedrete da prima saltellare con la mano sinistra a prendere con l'ottava le fondamentali degli accordi che via via si susseguono nel brano. I primi due, abbiamo visto, sono Do e Sol. Io, come vedete, suono l'ottavo col basso, Do e Do, mi sposto sul Sol, Sol e Sol, ritorno sul Do, Do e Do. Che cosa faccio con la destra? Il brano, mettiamo il metronomo, lo possiamo prendere più o meno a 74, così non la facciamo veloce. Io vado, sentite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il brano chiaramente è in 4 quarti, non sono andato a scegliere un brano complicato, e anche a livello ritmico è piuttosto semplice da accompagnare, ma si sa che si parte dal semplice per arrivare al complicato. E allora, quindi, in virtù di questi battiti che voi sentite, adesso poi lo tolgo, altrimenti è monotono e infastidisce. Questi sono i quattro battiti, i quattro quarti, che noi andremo da prima, come cosa più semplice, a sottolineare con i nostri appoggi, con i nostri accordi. Diciamo un'altra cosa che può essere che non ho detto nel corso del corso. Gli accordi possono essere suonati in due modi fondamentalmente, o in modo armonico, cioè io suono Sol Do Mi insieme, simultaneamente, oppure li vado ad arpeggiare, e questo è un modo cosiddetto
melodico, perché somiglia naturalmente di più all'andamento di una melodia, dove viene suonata una nota per volta, eh? E quindi accordi armonici ed accordi melodici. Comincerò con gli accordi armonici, cioè con le note simultanee, suonandone proprio, suonandole in virtù di quello che mi dice il mio metronomo, e ripeto, 1, 2, 3, 4. E quindi... Come vedete, io ho suonato due appoggi sul Do, due sul Sol, e poi 4 sul Do, questo perché il brano è così strutturato. Sul Do ci si sta il doppio che sul Sol, e quindi sul, diciamo, sul terzo Do. Il primo Do mi vedrà suonare due appoggi, 2 sul Sol e 4 sul Do. Adesso andiamo in Fa, Sol, Do, 4 appoggi anche sul Do, 2 sul Fa, 2 sul Sol, 2 sul Mi minore settima, 2 sul La minore settima, 2 sul Re minore settima, 2 sul Sol settima. E due ancora sul Sol, che mi serve quale preparazione per la seconda strofa. E questo è il modo veramente più semplice. Come avete visto, io ho fatto il saltamartino con la sinistra, proprio per farvi vedere innanzitutto bene le fondamentali. E ho suonato chiaramente le due note con la sinistra in modo anche loro armonico, simultaneo. Cominciamo a vedere questa sinistra, ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato della sostituzione delle dita, e quindi facciamo la stessa cosa, però suonando da prima il mignolo e quindi il pollice, così. Non lo faccio sulle armonie che durano poco, che durano due quarti, ma lo farò invece sulla armonia seguente, il Do, il terzo accordo di questa canzone, che dura tutta la misura, 4 quarti. E vedete che cosa ho fatto? Io dal Sol, preso con l'ottava, sono andato a premere il Do grave con il medio, l'ho sostituito con il mignolo e sono andato a prendere il Do, un'ottava sopra, spezzando così a livello di bassi la mia misura in due. Do, Do, ok? Chiaramente, se io non voglio fare il saltamartino e non ho il tempo di suonare il mignolo e il pollice perché l'accordo è breve, potrò suonarlo con una nota sola, con un dito solo, così. Ecco che dal Do io devo passare al Fa, e lo faccio mettendo il medio sul Fa, nulla mi vieta naturalmente in alcuni momenti di spezzare in due a livello di mano sinistra anche l'accordo che dura solamente due quarti. Qui senz'altro lo spezzo, e infatti ho preso il Do con il medio, l'ho sostituito con il mignolo. Questa è una scelta un po', e vedete che comunque il brano sta in piedi lo stesso, sia che io suoni l'ottava e mi fermo lì, sia che io la vada a spezzare in due. Naturalmente è una cosa che possiamo fare ogni tanto e non farla in altri momenti. Certamente la facciamo quando l'accordo dura quattro quarti, e qui abbiamo tutto il tempo, per esempio il terzo Do, appunto, che andiamo a suonare accompagnando, che sarà appunto dura quattro quarti, tutta la misura, quindi abbiamo tutto il tempo di mettere il mignolo e poi di prendere il Do con il pollice. Naturalmente, facendo questo, io il mignolo lo lascio giù, faccio questa cosa,
medio cambio Do e il mio Do basso resta grave a riempire, no? La sonorità del pianoforte. Inutile dire che io sto prendendo gli accordi così come vanno correttamente presi. Il mio Do sarà suonato con Sol Do Mi, Sol Si Re per quanto riguarda il Sol, andrò a suonare La Do Fa per quanto riguarda il Fa, ritorno in posizione fondamentale per prendere il Sol, Sol Si Re e quindi ancora il Do. Qui mi vedrete in pratica suonare due volte lo stesso accordo. È un Sol, ma da prima l'ho preso con il Sol al basso, quindi quale fondamentale dell'accordo di Sol maggiore, poi col Mi al basso, quale fondamentale di un accordo a questo punto di Mi minore settima. Anche il mio La minore lo prendo settima, sarà una triade di Do con basso di La. Il mio Re minore non sarà altro che un Fa con basso di Re. Ecco, questo Sol settima in realtà a me non piace molto quando sì, è un accordo di settima, come tale la settima andrebbe suonata, però siccome va a risolvere sul centro tonale, io metto molto semplicemente un Sol. E quindi eccomi a suonare sempre appoggi del valore di un quarto con la mano destra. In questo caso io, malgrado il mio Sol duri mezza misura, io l'ho suddiviso a livello di mano sinistra in due. Ho suonato dapprima il pollice con il Sol, quello più acuto, e ho preso il Sol grave. A questo punto è evidente che il mio Do, il mio medio è già lì. Prendo il Do, lo sostituisco. E qui inizia l'inciso del brano, ma ci interessa poco. Ci sarà sufficiente suonare la strofa che sarà per vedere come appunto migliorarla di volta in volta, aggiungere qualcosa. La prima cosa che possiamo fare è toglierci da questa monotonia di questi appoggi qua, no? Come possiamo fare? Un metodo molto semplice e che ci vedrà immediatamente non suonare più degli appoggi del valore di un quarto, ma di un ottavo ciascuno, è quello di suddividere il nostro accordo suonando il bicordo superiore e il basso inferiore con il pollice, così. Vado in Fa. Ancora in Fa. Resto qui perché è un Mi minore in realtà, La minore, Re minore settima, Sol e Do. E quindi il mio brano, così fatto, così concepito, con questo basso alternato nella mano destra, sarà così. Avete visto fare anche cose di questo genere, dun, 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 dun. Cioè dare all'ultimo Sol della mia mano sinistra, per fare questo Sol Do, il valore di un'ottava in questo caso, quindi la metà dei nostri quarti. Quindi questo è un primo approccio che rende certamente il brano più interessante, il nostro pianismo più interessante. Fatto questo, non bisogna farlo sempre, no? Quindi
alterniamo i quattro appoggi del valore di un quarto con questo movimento che ci vede suonare degli ottavi. Quindi suonerò una cosa di questo genere. Ci vieta di scomporre questa figura non in ottavi ma in quarti, cioè suonare così. Come ulteriore variante. Quindi vedete come già il brano è mosso, è più statico, non si sentono più quegli appoggi tum, 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 che per carità vanno bene, ma cerchiamo di alternarli e cerchiamo di fare ancora di più, perché come detto gli accordi possiamo suonarli in modo armonico ma anche in modo melodico, cioè arpeggiare. Una prima maniera per suonare potrebbe essere questa. Naturalmente questi arpeggi, a questi arpeggi ho dato il valore per ciascuna nota di un ottavo. Tan, 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 tan. O mi avrete probabilmente vista, perché mi viene veramente naturale, quando sono passato dal Sol al Mi minore, ho fatto una cosa di questo genere, ho messo una cosiddetta nota di passaggio, dovendo andare dal Sol al Mi grave, ho messo il Fa. Ecco, quando si usano gli arpeggi, da sempre lo dico, usiamo quattro note, se ce le facciamo. Non negli arpeggi armonici. Negli arpeggi armonici, cioè in quegli accordi suonati con le tre note simultanee, con le note simultanee, usiamone tre, è sufficiente. Non è necessario aggiungere una quarta nota, ma nell'arpeggio sì, perché così facendo e mantenendo logicamente il ritmo, in questo caso di ottavi, io vado a... come voglio dire, randomizzare un po' il mio arpeggio, non lo devo fare per forza così. Perché sarebbe altrettanto monotona la cosa. Adesso sto suonando solamente arpeggi, ma poi dobbiamo inserire anche gli accordi melodici, ma anche inserendo gli accordi melodici su un arpeggio così monotono, pardon, cioè io in pratica vado sempre a suonare il mio arpeggio costituito da quattro note, partendo dalla nota più grave fino a raggiungere in questo caso l'ottava, perché è chiaro che se io raddoppio una triade, qualsiasi essa sia, io vado a raddoppiare una delle note, perché sappiamo bene, altra regola, ma l'ho già spiegata, io se devo suonare un La minore, mettiamo, suono un Do con un basso di La. Questo è un quadricordo, perché La, Sol, Do, Mi, queste sono le note. È chiaro che nella realtà poi questa è una triade di Do, lo sappiamo, con basso di Mi. Bene, io andrò a raddoppiare che cosa? Dovendo rimanere in questa posizione. Il Sol,
quindi suono l'ottava di sol in questo caso. Se vado in fa, volendo rimanere con la triade principale, a cavallo del do centrale, andrò a suonare questa successione di note, la, do, fa e ancora la, a doppio la a questo punto. E quindi suonando gli arpeggi ma randomizzati, cioè dando loro un senso non continuativo, nel senso di saliamo, scendiamo, ma suoniamo le note che ci vengono un po' in mente, così. Basso alternato, quattro appoggi, un arpeggio, quattro appoggi, a chiudere. Vedete, ho fatto una cosa di questo genere, adesso ho suonato Sol, Re, Mi, ho preso, cioè, parte dell'arpeggio di Sol, Sol, Re, Mi, e sono caduto sul Mi, perché è la terza di Do, chiaramente. E ripeto questi arpeggi, e adesso li sto suonando a livello di ottavi, hanno il valore di ottavo. Un po', adesso qui ho fatto Sol, Si, Re, Do, quando ero sul Sol ho arpeggiato così, Sol, Si, Do, bene, sentite che già il pianismo di un brano pur semplice, pur voglio dire, chiamatelo banale se volete chiamarlo banale, ma vuole essere un esempio. È chiaro che questo modo di suonare lo si può applicare su qualsiasi brano, su qualsiasi brano in quattro quarti naturalmente, e preso a 74 bpm come lo sto facendo io. Vediamo un po' se siamo... Ah sì, è giusto, 74 bpm è il tempo giusto. Dicevo, il bello, l'interessante di fare questo tipo di accompagnamento è quello però di inserire anche i sedicesimi, cioè quelle note che valgono la metà di un ottavo, e lo facciamo sicuramente a livello di accordo melodico, cioè di arpeggio, no? Allora, questi sono quarti, tanto per capirci bene. Anzi, lo faccio su un accordo solo, tanto non è necessario che vi risuoni ancora la tiritera armonica di che sarà. Io faccio questi quattro appoggi. Stavolta metto il metronomo. Qua. Sto suonando appoggi di quarti. Questi sono ottavi, non li suonerò mai così gli ottavi, perché sarebbe troppo martellante la cosa. Se devo usare degli ottavi userò il bicordo alternato al basso, preso con il pollice della mano destra. Ora, come faccio a inserire questi sedicesimi? Perché i sedicesimi, scomponendo il nostro quattro quarti, tempo semplice, lo posso fare, lo posso dividere per due, lo abbiamo visto ieri, è una suddivisione binaria quella che vado a fare. Io dovrei suonare una cosa di questo genere. Questi sono quarti, rimetto il metronomo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ottavi, che non suonerò mai in questa maniera, e tantomeno sedicesimi. Vedete?
vedete che miriade di note e che miriade di appoggi insostenibili, cioè non si possono sentire tutti questi appoggi qua. Se poi c'è un brano che vuole... per esempio in Crocodile Rock di Elton John c'è proprio un inizio che vede il piano martellare sugli appoggi in quel modo lì, ma dovendo accompagnare un pezzo pop tradizionale non vedete mai suonare martellare ribattendo in questo modo i sedicesimi. No, i sedicesimi li dobbiamo suonare, e sta molto bene farlo, a livello di arpeggi. Quando noi suoniamo gli appoggi armonici, cioè le note simultanee, suoniamo dei quarti. Se dobbiamo alternare, suoneremo degli ottavi. Nulla ci vieta di arpeggiare in ottavi con le quattro nostre dita. Ok, adesso voglio inserire i sedicesimi. E lo faccio appunto attraverso un momento in cui vado ad utilizzare il mio arpeggio realizzato con le quattro dita. Ho fatto una cosa di questo genere. Naturalmente non ho suonato tutti i sedicesimi che ci stavano in quella porzione di misura. Ta 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 ta. Quel ta è evidentemente una nota più lunga, è una nota di un ottavo. Ta, ho fatto così. Ta 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 ta. Vedete che io sto, se avete così la sensibilità, ma sicuramente sarete in grado di farlo, io mi soffermo di più su questo sol per poi risuonare sol do a livello di sedicesima. Io in pratica vado a suonare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mi fermo anche sul mi. Anche questo mi ha il valore di un ottavo. Però vedete come è subito viene dato movimento alla mia ritmica, alla mia scansione ritmica del brano. E quindi il tutto può essere suonato in questo modo. Fatto tan ta 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 tan, mi sono fermato sul do, il do varrà un ottavo, tan come il mi, tan ta 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 tan, ma gli altri sono sedicesimi. Sto variando anche gli accordi perché faccio una fatica a suonare con le triadi, che è pazzesca, tanto sono abituato a mettere accordi di passaggio, undicesimi piuttosto che altro. Naturalmente non è semplice fare una cosa di questo genere, perché questi sono quelli che vengono detti sedicesimi sincopati. Cos'è una sincope? Ta 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 ta, è in pratica il susseguirsi di una nota breve e delle note più lunghe. Ta ta ta, se io scompongo, io devo suonare quattro sedicesimi. Pam 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 pam. Mettiamo il metronomo. Allora, questi sono ottavi. Ok? Questi sono sedicesimi. Ok, io posso fare una cosa di questo genere però. Quarti, ottavi. Ah, pardon, erano già ottavi. Questi sono quarti, devo ripartire un pelino indietro. Quarti, ottavi.
adesso faccio una cosa di questo genere. Sto suonando un ottavo, un quarto e un ottavo. Ta ta. Sentite com'è, nel dirlo. Do enfasi al fatto che quel ta ta, questa mia seconda nota, duri è il doppio di quella precedente. Ta ta ta. Chiaro che ta 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 fa 4. Si vede così. Quindi io ho suonato in realtà il valore di 4 note, in questo caso erano 4 ottavi che significano poi 2 quarti. Ta 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 ta. 1 2 1 2 1 2 1 2. Ora, dovendo applicare questa che appunto è chiamata sincope, nota breve, nota lunga, nota breve, ai miei sedicesimi verrà una cosa di questo genere. Sentite qua, è un'alternanza di note corte, note lunghe. Le note corte sono i sedicesimi, le note lunghe sono gli ottavi in questo caso. Perché non avrebbe senso suonare il brano tutto così. Ci sono brani, se noi andiamo a suonare Rimmel di De Gregori. Tante volte l'ho detta questa cosa, ma prendo sempre gli stessi brani un po' a prestito perché sono quelli, secondo me, più conosciuti e senz'altro più esemplificativi. Rimmel va suonata così, con i sedicesimi veramente molto ostinati, molto suonati, sempre in modo sincopato, non suona Rimmel così. Vado a suonare tutti i sedicesimi che contemplerebbe il ritmo di 4 quarti di Rimmel, anche lui un 4 quarti, certamente più veloce di che sarà. Vado a mangiarmi via, diciamo così, per spiegarmi in modo molto semplice. Mi mangio qualche sedicesimo ogni tanto, altrimenti diventa una cosa troppo monotona. È chiaro che quel sedicesimo che io mi vado a mangiare in realtà è il prolungamento del sedicesimo precedente, che diventa quindi un ottavo, ma può diventare anche un ottavo e mezzo, un ottavo puntato, quindi può assumere il valore di 3 sedicesimi. Vedete come immediatamente il brano acquisisce varietà, innanzitutto piacevolezza d'ascolto, e poi soprattutto Rimmel va suonata così, non ci sono storie. E come già dissi in un altro video, ma è chiaro che questo corso qua riprende tantissime cose che ho già detto, e mi ripeto dicendo questo: Rimmel è un brano che va suonato in sedicesimi. Perché se noi fossimo dei batteristi o stessimo suonando con un batterista, Rimmel lui la suonerebbe così: tum pa tutum pa tum pa tutum pa. Questo tutum è la scansione di 2 sedicesimi, tutum pa. Altra cosa sarebbe se lui facesse tum pa tutum pa tum pa. Tum-pa. Questi tutum non sono tutum, tutum, ma tuntum, tuntum, sono ottavi, tuntum. E questo sarebbe il modo di accompagnare che sarà, che è un brano da realizzare in ottavi. (Susurra)
po' esagerato, perché ne ho messi troppi, ma lo sto facendo per farvi vedere. Quindi ci sono brani che vanno suonati proprio in ottavi, ed è il caso di che sarà, con l'inserimento di qualche sedicesimo, di qualche cellula realizzata in scansione in sedicesimi. Mentre un brano, appunto come Rimmel, va suonato quasi interamente in sedicesimi, perché è molto più ritmico, è molto più incalzante. Non, ma non solo il pianoforte, perché vi ho fatto l'esempio della batteria, la batteria dovrebbe suonare in un altro modo, soprattutto la cassa, che è lei che ci dà il riferimento, perché sappiamo che certamente anche il Charleston, perché va a sottolineare proprio i movimenti minimi della nostra misura, ma il nostro rullante è sempre pa, pa, è sempre sul secondo, pa, è sul quarto movimento. Invece la cassa è importante, è lei che ci dice siamo in un ritmo di 4/4 ma realizzato con scansione in ottavi e quindi noi ci adegueremo pianisticamente. La cassa ci dice no, questo pezzo tutum, pa, tutum, questi tutum sono sedicesimi, il brano va eseguito in sedicesimi e quindi pianisticamente parlando ci adegueremo e cercheremo di inserire molto più spesso i sedicesimi. Che altro dire? Mi soffermo un attimo sulla mano sinistra, che naturalmente non è facile gestire nel momento in cui si inseriscono soprattutto i sedicesimi, e soprattutto se si vuole cantare un brano realizzato in sedicesimi, cantare Rimmel. Mettetevi alla prova se siete dei pianisti principianti, se avete seguito il mio corso, se avete assimilato, lo spero tanto, le cose che vi ho detto. Bene, studiatevi Rimmel, le armonie sono semplicissime, sono tutti accordi armonizzati sulla scala di Do, è un esercizio che do sempre ai miei allievi. Ma poi mettetevi a cantarla, vi renderete conto come non è facile, non lo faccio per i soliti problemi. Ma perché? Perché gestire con le mani i sedicesimi nella destra, gestire una sinistra interessante che spesso va a inserirsi nel sedicesimo che io vado a mangiare, cioè io faccio una cosa di questo genere. Adesso la faccio molto piano. Vedete? La mia sinistra va a sottolineare sempre, o quasi sempre, regole non ce n'è, ma per lo più va a sottolineare i movimenti in battere, cioè i movimenti, uno dei quattro movimenti della nostra misura. E quindi, siccome io vado a mangiarmi i sedicesimi, vedo di farlo quando mi sento di farlo sempre randomizzando il mio arpeggio e in quel sedicesimo mangiato, che poi lasciamo giù le dita e quindi diventa un ottavo, io vado a inserire la sinistra. Prendiamo la intro di Rimmel, che così non sbagliamo perché è realizzata proprio così. Vedete che io inserisco il re tra il do e il fa. Battere. È chiaro che il mio do e il mio fa sono in levare. Cosa non facile, bisogna mettersi lì e io consiglio di farlo dapprima lentamente, fatelo col metronomo, piazzate, ecco, eravamo 74, ma ancora meno, ancora meno. Pam, pam, pam. Mettete a 60 e vi mettete lì e studiate la intro di Rimmel così come ve l'ho fatta vedere io. Questo è il modo più semplice, immediato e anche funzionale al risultato finale, che deve essere questo. Vedete?
la suona sempre. È la mia destra che va a sincopare i sedicesimi. Elton John. Finale. Bene, amici carissimi, termina qui questa giornata 27esima in cui ho cercato di spiegarvi un po' come ci si approccia all'accompagnamento pop. Bene, grazie a tutti per essere stati con me questi 40 rotti minuti. Ci vediamo senz'altro domani, a presto con il Tino Carugati.